io non lo conoscevo bene. Prima eravamo anche amici, 15 anni di matrimonio e io non lo conoscevo bene. Mangiavamo nello stesso piatto, bevevamo nello stesso bicchiere, sapevamo quello che ci passava per la testa, senza ci fosse nemmeno bisogno che chiedessimo, e io non lo conoscevo bene. Ma che fai? Allora, Gigi, aspetta un attimo. Mi sembri una ragazza a posto e voglio essere sincero con te. Questo tizio, come si chiama? Stefano. Stefano, appunto. Non ti chiamerà mai. E tu che ne sai? Ma perché sono un uomo e noi facciamo così. Ma mi ha detto che è stato bello conoscere. Senti, non importa se ti ha detto che sei la sua donna preferita dopo sua madre. È passata più di una settimana e non ti ha chiamato, giusto? Beh, forse mi avrà chiamato ma non ho ricevuto il messaggio. O forse mi ha perso il mio numero. O sarà stato investito da un camion. O gli sarà morta la nonna. O forse non ti ha chiamato perché non voleva sentirti. Vabbè, ma anche la mia amica Tele una volta è capitato di conoscere un uomo che poi non l'ha più richiamata. Poi si sono rivisti per caso e adesso stanno insieme. Senti, la tua amica è un idiota ed è anche un'eccezione. Tra parentesi, un'eccezione rara. Vabbè, scusa, non posso essere anche un'eccezione. No, no, tu non sei un'eccezione. Tu sei la regola. E la regola dice questo, che se un uomo non ti chiama, è perché non vuole chiamarti. Va bene. Sì. Ecco, lo sapevo. Mi sento una merda. Lo sapevo. Parlami d'amore, Mayu, tutta la mia vita sei tu. Oh, ma sei brava! Certo che sono brava, ho studiato, canto, ballo. Mi sa che sono un punto di partenza. A me di sfidare a gambe lunghe interessa poco. Io voglio fare l'attrice completa. Ma sai cosa vuol dire? Quando grazie a te il pubblico si inventa il cuore. È un'emozione che non si può descrivere. E cosa vuoi adesso da me? Vuoi che ti dica bravo? Vuoi il mio permesso? Oppure vuoi che ti faccia una scenata di gelosia? Vuoi che ti caccio di casa? Sì. Vattene. Non posso sopportare anche questo adesso. Non posso neanche io. Intanto l'hai fatto. Vattene. Mi vuoi lasciare? No, perché ti lascio prima io. Non c'è niente da ridere. E quella baracca non è una casa. Sono incinta. Ma lo capisci che sono della merda? Lo capisci che siamo della merda? Lo capisci o no? Stai zitta. Sei un coglione. Di merda! Abbassi lo sguardo perché lo sai. Una settimana fa è squillato il telefono ed era il dottore. Le sue analisi sono pronte, dovrebbe passare, così le spiego. Insomma, sono andata lì il giorno dopo e lui è stato molto professionale. Anche simpatico. Vabbè, questo non è importante. Insomma, mi ha fatto accomodare, ha tirato fuori l'analisi e ha cominciato a spiegare. E ho cominciato a capire e a non capire. Poi ha tirato fuori anche le lastre e le ha messe su uno schermo di quelli con la luce per farmi vedere. E indicava col dito. E intanto parlava e mi spiegava tutto. Ora dobbiamo prima ridurlo. Devo fare prima un'iniezione preparatoria alla chemio e poi il primo ciclo. Mi dispiace darvi questa botta. Insomma, le cose cambieranno. Magari gli effetti collaterali, non si sa. Si sa che io non sarò più in grado come prima. La vita non si ferma, va avanti. Però è anche molto dura. Non so se sia possibile ancora amare. Però ci provo. Ma io voglio essere anche amata. Voglio essere capita.
almeno da una persona prima che muoia.